Sempre sul pezzo, sempre sulla notizia, sia che si tratti di giornalismo, che si tratti anche di lievitazione, di pizza, di schiacciata, di focaccia. Su tutto. Partiamo dalla pizza classica, come hai avuto l'occasione di mangiare ieri sera, e saliamo. Classica, Oh, pala saliamo o da Roma. scendiamo? Perché in realtà la sera, poi dopo si va a letto, dalla mattina invece in questo momento si riparte. Con la colazione, sono soddisfatto perché è un peccato, come dire, trovare una bella lievitazione, no? Un buon lievito madre, immagino, eccetera, eccetera, appunto la sera, e poi non avere la possibilità la mattina dopo, soprattutto quando sei in viaggio, magari come ai tempi ci si fermava nella locanda, basta andare a vedere questi film che vanno a riesumare quando, insomma, è nato il primo ristorante, si vedono appunto i viandanti, no? Che si fermano a cambiare i cavalli, eccetera, eccetera, no? Nei relais si fermano e c'è chiaramente un pasto caldo come nella locandiera di Goldoni, e quindi apprezzi anche un buon vino, tutte queste cose, insomma, Ci no? riagganciamo Che sempre un po' sono. alla tradizione. Ecco, la formula è chiaramente sempre quella. Quindi bene, vi presento quindi questa nuova entrata col botto di un nuovo locale, questa nuova versione. In realtà qui abbiamo, come dire, l'autenticità di un... Di una stalla, adesso siamo Ecco, in una stalla. esatto, con pavimento vissuto e quindi ribattezzato l'Osteria della Pizza, che ha fatto il botto sulla guida del Gambero Rosso, perché voi avete aperto L'anno praticamente, scorso, ecco, quindi maggio, giugno, insomma, quando si a poteva riaprire maggio, chiaramente, sì. e questa nuova versione, e questo secondo locale della premiata ditta Lui è basso, E Arrigoni è di là. che non è poi, dicevo alla fine, che basso è alto e Arrigoni Invece siamo tutti e due no, bassi. lui è giusto, ecco, quindi misura giusta, Michele. Ecco, Esatto. insieme Alberto. ad Arrigoni, Esatto. che poi già un cognome, può essere anche un po' tutto un programma, perché in realtà io potevo esordire dicendo Buondì Motta, perché siamo a Motta. Ecco, Siamo a Motta di Livenza, siamo in esattamente. provincia di Venezia, nonostante siamo Treviso. qui siamo a Treviso, Venezia. S per 200 metri, Ah, ecco, no, perché c'era, ecco, Treviso, Venezia confine. e Pordenone. Sei Quindi va giusto benissimo, sull'angolo. benissimo, benissimo, benissimo. Sull'angolo. Veniamo da un altro posto che è metà di qua, metà di là, che è praticamente al passo del Monte Pietra, quindi andando verso Sesto, andando verso l'Alto Adige, perché questo, se mi posso permettere, è un viaggio praticamente a piombo, praticamente in verticale, no? Qui nel Veneto, che va fino alla provincia di Belluno, Cortina, da un pezzo, poi anche verso l'Austria, e quindi anche questo Sesto, che comunque è una località molto, molto gettonata sia da noi italiani, ma soprattutto da lì, appunto, gli stranieri. Quindi, diciamo, è stato un po' un 3 giorni, uno zigzagare nella provincia di Treviso e appunto Belluno, in queste pizzerie che stanno avendo dei buoni risultati, con punteggi anche vicini al terzo spicchio, che è quello che poi per voi è il Stiamo massimo, un po' puntando. come la Stella Michelin. Quando arriva la Stella Michelin, la prima è chiaramente, no? Grande festa, invece. Nelle pizzerie bisogna aspettare il terzo spicchio in un certo senso, prima è Esattamente. tutta anticamera. Esatto, siamo in Ecco, anticamera. quindi addirittura io non ci credevo, ha preso la guida 87 87 come new entry, come e... novità, quindi un punto in più della Sì. Sì, ma casa madre, se la possiamo siamo in... chiamare così, che sta invece in un altro posto che è, come si chiama? Nizzaro Branco. Zero Branco, ecco. Quella è la parte è stato il fulcro di partenza di tutto, quindi. Ecco, là è un locale urbano, qui invece siamo in mezzo ai vigneti, c'è anche, volendo, anche una cantina di vini, e quindi ecco che qui effettivamente Osteria della Pizza potrebbe anche essere il classico agriturismo, no? Con le camere, perché ci sono le Ci camere, sono sei quindi camere. c'è la colazione, e quindi il discorso appunto prosegue. Quindi complimenti, se ci vuoi un po' raccontare la storia di come si inizia Come si inizia? ad occuparsi dell'arte bianca. Come ci Io si innamora di questa cosa? ormai sembra di no, ma sono 23 anni che faccio questo lavoro. Varie Ecco. evoluzioni in giro per i vari locali grossi. Cioè, dove si inizia? In un forno, in una Ma a Caorle, in una pizzeria. pizzeria. Sì, perché qua iniziamo a fare la stagione quando abbiamo 16 anni in questa zona qua, perché il Sì. mare è qua vicino.
certo. Quindi poi c'è stato un girare i vari locali della zona, aprirne per altri investitori, aprire locali grossi, e poi c'è stato l'incontro appunto con Alberto Arrigoni. Lì è stata la svolta, perché comunque lui esce da un forno storico di famiglia, quindi io avevo più che altro la conoscenza dei locali e lui la conoscenza degli impasti, delle lievitazioni. Io da lui ho imparato, ho affinato tutte le tecniche e tutto quanto, e quindi poi a un certo punto io ho avuto l'esigenza di venire verso casa e quindi c'è stato lo sdoppiamento. Pizzeria Arrigoni e Basso, che anche lì prossimamente ci sarà un'altra evoluzione, e Osteria della Pizza, che praticamente è la figlia, praticamente possiamo dire. Certo. Ma magari sarà quella che verrà poi replicata, perché non è detto che si vada in aperta campagna dal centro di Zero Branco. Esatto, ci no? Si potrà spostare, adesso vediamo, non possiamo dire niente allora, ancora. Benissimo, no, ecco, quindi si inizia, ecco, quindi non sono mondi lontani, il fornaio e il pizzaiolo, no? Il fornaio è quello che lavora la notte, che deve, no, la mattina deve avere il pane pronto, eccetera, esatto, eccetera, e invece il pizzaiolo chiaramente fa tardi la sera. Si è evoluto il pizzaiolo, è evoluto anche il pizzaiolo, non è più il pizzaiolo di una volta che impastava alle 4 del pomeriggio. Però allora ai tempi immagino che invece fosse così, agli inizi sì, si impastava, cioè impasti direi, invece adesso lavoriamo con big, abbiamo più tecniche di panificazione, ci siamo evoluti per fare dei prodotti di qualità che ti permettono di, come hai visto ieri sera, lavorare anche infrasettimanalmente, certo, avere un locale che funziona. Ecco, perché dare una proposta diversa. Bello la pizzeria, chiaramente, che poi, ecco, durante la settimana riesce a attirare chiaramente le persone, perché sempre, come si dice, la pizza ignorante, no? Una cosa del genere, nel senso della pizza, che poi è la scusa per ritrovarsi appunto per fare delle chiacchiere, quindi è un pasto completo, stiamo sotto i 10 euro, anche poco sopra i 10, no? Sotto sopra, quindi sì, però sì, c'è basta scegliere, c'è la marinara, ma c'è anche quella, diciamo, con mozzarella, prosciutto, eccetera, eccetera, no? Sì, chiaramente sono farcite di più, e quindi c'è più prodotto, e quindi bene, quindi insomma complimenti per questa, grazie mille, per questa cosa, che poi vede anche la mattina seguente anche le colazioni seguite tra l'altro dalla mamma, sì, la mamma che tra l'altro è, come dire, nel giro delle... Segue una villa di si occupa di questo, ecco, oltre di là c'è Alberto con ad aiutare adesso il figlio, comunque un po' lo faceva già, ecco, quindi, tra l'altro con questa appunto azienda, ma c'è anche il vino di questa azienda, allora qui vediamo i vigneti, qui c'era la cantina, adesso invece fanno semplicemente la raccolta e poi viene venduto, invece prima c'erano tre marchi. Quindi c'è il vino della cantina sociale, adesso le cantine sociali sono talmente attrezzate che tu prendi un vino magari, no, distribuito a livello internazionale, vai col barcode, c'è la tracciabilità, quindi sai più o meno dove arriva l'uva, se effettivamente, insomma, è una cosa molto interessante, e quindi bene, il vino del posto, no? Vino della casa, no? in un certo senso. Bene, quindi allora parliamo di queste possibilità di pizza che variano non solo nel top, ma anche nelle varie consistenze, nell'impasto. Quindi abbiamo quello, diciamo, basico, possiamo chiamare così. Sì, una pizza classica napoletana, abbiamo la palla alla romana, e su queste due strutture praticamente poi ci adattiamo ai topping che meglio crediamo. Viene studiato dietro i vari topping, dopo ogni tanto facciamo qualche sgarro, come ieri sera hai potuto assaggiare la parmigiana, che di solito noi la facciamo in tonda, ieri sera te l'ho fatta assaggiare. Beh, devo dire, in effetti vedo che poi si gioca molto anche su questa cosa, perché recentemente un altro di questi locali che sono emersi nella guida del Gamberosso, queste novità, appunto vi proponevo una pizza che solitamente impala, ma io ero da solo, quindi me l'hanno fatta tonda, ecco, però con lo stesso impasto, però tondo, quindi, che non lo vedo male anche nel vostro caso, non so se è possibile. No, abbiamo già fatto l'inverso. Delle prove, ecco. Sì, abbiamo già fatto delle prove, adesso studieremo ancora, appunto, perché come hai detto prima, noi puntiamo al terzo spicchio con tutti e due i locali, diretto. No, beh, infatti, giustamente
giustamente non siamo lontani, siamo là. E quindi anche il fatto di comunque proporre delle camere, quindi dare la possibilità sia stranieri ma anche italiani, insomma, di venire a fare un'esperienza completa, perché poi si bevono anche ottimi vini della zona. Esatto. Ieri c'era Cecchetto, sì, non l'ex presentatore ma il produttore di vini, ecco, con le sue ottime cose, quindi ecco, una buona, buonissima opportunità. Ci sono già alcuni casi che abbiamo individuato, tipo Franco Peppe, che ha comunque due camere, pure lui questo posto a Caiazzo, ma ci sono anche altre situazioni, ed è molto interessante tra l'altro vedere in Alto Adige del Trentino che molti alberghi stelle hanno la pizzeria, quindi molto probabilmente gli alloggiati con la mezza pensione comunque possono scegliere anche una pizza, che non è male, la pizza ultimamente, andando invece sui 5 stelle lusso, è sempre comunque nelle proposte 24 ore su 24, e poi anche Borgo Piscina, quindi ecco, diciamo che insomma la pizza, come dire, poi sta andando a finire un po' dappertutto, c'è sempre, ecco, quindi non è solo appunto la pizzeria, e qualcuno poi, come dire, certe volte storce un po' il naso, come per il modo, non facciamo la pizza, invece in realtà non sanno che invece in questo momento la pizza si è evoluta, e quindi questi ecco, adesso ultimamente è più difficile intervistare un celebre pizzaiolo che un celebre chef. Quasi più facile intervistare Cracco piuttosto che un pizzaiolo emergente, no? Ecco, c'è stato un caso di questo tipo che poi racconteremo. E bene, invece qui siamo appunto con Michele Basso. Ebbene, e quindi e qui dessert. Siamo lontani dalla pizza, siamo sempre nell'arte bianca. Il nostro pezzo forte è la focaccia. Appena provata anche quella colazione, ecco, su quella, e quella, sta quella viene lì. Usata anche come pizza, cioè lì la usiamo più che altro come antipasto, facciamo dei, come posso dirti, dei cerchietti, sì, dei bocconcini di un hummus, tanto facciamo, che arriva la pizza, ecco, quindi sì, un assaggino. Adesso facciamo dei finger, abbiamo fatto una salsina alla paprika, poi ci mettiamo sopra una bella tartare di filetto di manzo, un bel pomodorino candito, un bel bocconcino così con un calice di prosecco, che tanto non siamo, certo, lontani dal prosecco di OCG, noi siamo un paio di chilometri. Poi ieri sera c'era addirittura quello metodo classico, il prosecco è sinonimo di metodo Sciarmate, è un metodo tra l'altro usato solo in Italia, però le macchine, appunto il metodo Sciarmate, vengono fabbricati in Francia, però evidentemente non li utilizzano, non le conoscono, però le fanno là, vengono utilizzati quasi esclusivamente per appunto la glera, no? Si chiama così, quindi il vitigno, e quindi beh, insomma, qui siamo, poi lo dicevamo adesso, in provincia di Treviso, quindi chiaramente... Qua vini ce ne sono, ecco, dal benissimo. Rosso al bianco, al prosecco, ne abbiamo... E quindi cosa abbiamo dimenticato? Ma direi che è tutto, aspettiamo quindi buone notizie. Vi ricordo che l'osteria della pizza con le camere è comunque su questa strada principale. Io pensavo che fosse uno di quei viaggi lunghissimi in mezzo alla campagna senza la strada asfaltata. In realtà siete sulla via principale, sì, che non è l'autostrada, però è una via molto storica. Postumia. Esattamente. Ecco. E l'autostrada, e l'uscita dell'autostrada è a 3 km, 4 km, quindi siamo vicini. Quando uno esce a Sastino o al massimo a Cesalto, ci raggiunge in poco tempo. Noi vi salutiamo qui, perché è vero che siamo in Veneto, ma neanche molto distanti dall'Emilia, dove producono questi forni a Modena, che è il forno Mamma, ecco, già visto anche dalle parti di Marinella, trattino Bottura, per non dire anche Ferrari, vediamo così. E quindi bene, questo è nuovissimo, quindi questo è proprio il regno appunto di Michele Basso, che poi ha anche, chiaramente, da una parte c'è anche la cucina, perché sì, facciamo anche cucina, abbiamo anche a differenza di Zaro Branco, sì. Zaro Branco ci siamo concentrati su quello che sappiamo fare. Qui abbiamo trovato appunto l'agriturismo, perché prima questo era un agriturismo, e abbiamo voluto mantenere anche la parte cucina. Che si fa agriturismo poi?
in un certo senso. Sì. Perché in Toscana l'agriturismo è un posto dove si dorme. No, in Romagna è un posto dove si mangia. Ecco. Esattamente. In Veneto anche è un posto dove si mangia. Comunque viene dato praticamente, come i miei suoceri che sono contadini, viene data la possibilità di far alloggiare persone, quindi di mangiare quei prodotti chiaramente locali, per aiutare chiaramente, no, il continuo delle attività, perché è importante chiaramente che si coltivi appunto fare, quindi chiaramente sono questi incentivi. Questo è l'agriturismo. Poi c'era quello che aveva vinto MasterChef, dice voglio aprire un agriturismo, detto così velocemente, no, non è un po' come il lievito madre l'agriturismo, poi se vogliamo, non sono lontano, un bambino. Esatto, ecco, bisogna starci dietro. Ecco, che va, ecco, quindi attenzione, perché sono parole che racchiudono veramente tantissimo, quindi secondo me, visto che è un complimento agriturismo, siete rimasti un agriturismo nel senso che fate tutto ancora, esatto. Poi è chiaro che non c'è solo il chilometro zero, certe volte, insomma, ad esempio, non ho mai mangiato così tanto pomodoro di San Marzano in questi ultimi giorni in Veneto, che manco in campagna, mi era capitato, perché chiaramente sono i prodotti incredibili, chiaramente, insomma, sarebbe un peccato non poterli avere, ottenere. Quindi ci salutiamo e ci auguriamo di rivederci ancora, non solo qui, ma anche da noi, magari, Milano Marittima, io so. Veniamo a fare un giro. Perché no? Dai. Bene, dai, per stima.